L'attesa della Chiesa davanti al sepolcro è lunga, ma sfocia nella celebrazione della veglia pasquale, la madre di tutte le veglie. I discepoli erano sgomenti nella notte di Pasqua, ma anche il loro sgomento feconda il germogliare silenzioso del seme, del chicco che è Gesù dentro il sepolcro. Ogni seme che marcisce mette radici. Nella veglia pasquale ci sono 7 letture. Sono le letture che ci raccontano le radici della passione, morte e risurrezione del Verbo dentro la storia della salvezza. Sono 7 letture che ci raccontano come la risurrezione fosse già scritta, la passione fosse già scritta e la nostra gloria fosse già scritta nel cuore di Dio fin dall'eternità. La veglia ha al centro il fuoco. Questo fuoco ha attraversato i secoli ed è esploso non solo nella notte di Pasqua, ma anche nel giorno di Pentecoste, quando ha scaldato il cuore dei discepoli. Così i simboli della veglia ci accompagnano a riconoscere in tutta la storia della salvezza la verità del mistero pasquale del Signore risorto. Non solo il fuoco, ma la notte è la cosa più importante di questa veglia. Perché nella notte il seme germoglia, emette i primi rami verdi. Nessuno lo vede, pochi occhi lo vedono, ma quegli occhi che lo vedono gridano già l'alleluia, Cristo è risorto.